pensa che sia semplicemente l'utilizzo di cose naturali. E quindi quando io sostituisco dei rimedi chimici con qualcosa di naturale, ho fatto la medicina naturale, perlomeno almeno le prime due parole le ho soddisfatte. Questa non è medicina naturale. Questo è lo medesimo approccio sintomatico con la sostituzione del rimedio. Spieghiamo un po'. Se io ho un problema circolatorio, la medicina allopatica tradizionale di che cosa si occupa? Prima si occupa di identificare che non sia una patologia grave, d'accordo? Una volta poi che ha identificato che questo non c'è, cosa fa? Si occupa di risolvere il sintomo. Ipotizziamo, decide di fare la saponectomia, toglie la sapena. Ci siete? Ho mal di gambe, non c'è un problema. Ma tocco la sapena perché è un problema circolatorio. Innanzitutto non so se sapete che la sapena è un vaso, una vena del circolo superficiale. Tolta quella, la difficoltà del circolo superficiale dove andrà? Perché non è che noi abbiamo tolto la difficoltà, abbiamo tolto la difficoltà. Qualcuno di voi ha l'idea che noi togliendo la sapena abbiamo tolto il problema circolatorio? Cioè, che cosa ha generato il problema circolatorio? Sembrerebbe non sia di interesse di nessuno. Allora, in realtà questa problematica si approfondisce di più e va a colpire il circolo profondo. Si rivolge alla medicina naturale, che per alcune parti è anch'essa sintomatica. Questa non è quella che lui mi propone. E quindi anziché dare il farmaco chimico, gli darà l'acqua castagna, il mirtillo, tutto quello che può essere di utilizzo per vasoproteggere. Che nessuno, sembrerebbe, sia interessato a fare una manovra, che dovrebbe essere invece assolutamente prerogativa della medicina naturale, finora siamo ancora alle due prime parole, che è quella di capire quali sono gli inibitori della fisiologia, cioè cosa sta ostacolando la circolazione. Concordate? Perché io mi devo fare questa domanda. Per farmi questa domanda, prima di tutto devo conoscere un minimo di fisiologia, un minimo, non occorre avere... E quindi devo capire che la mia signora, prima di tutto, devo chiedergli quanto cammina. Perché nell'atto del camminare esiste un sistema, si chiama pompa plantare, che fa da spinta della circolazione. Questa signora, guarda, non si è accorto nessuno, ma è molto stitica. Possiamo collegare questa stitichezza al mal funzionamento della circolazione degli arti inferiori? Quindi, in un processo laboratorio, potrei anche occuparmi di favorire la funzionalità intestinale. Perché questo potrebbe togliere un inibitore, capite? Togliere un ostacolo alla fisiologia. Il signor Ippocrate, nel 400 a.C., cosa diceva? Lui diceva che nel corpo vi è una forza presente che è innata nell'individuo e che lavora pro vita.